Buongiorno ragazzi, buona settimana a tutti i miei amici e un abbraccio ad Alessandro che ieri mi ha riconosciuto per strada e nonostante i 40 gradi ci siamo fatti una breve chiacchierata. Ciao Alessandro. Allora ragazzi, è iniziata la stagione del Lecce, è iniziata ufficialmente. Ieri c'è stato il primo allenamento di pomeriggio e indovinate chi è il giocatore che, quando sono arrivati di tutti gli altri, lui era già in campo da mezz'ora a scappare, a fare stretching, a fare scatti, a fare di tutto da solo, senza preparatori, senza allenatori. Chi ha visto Sport Italia lo saprà. Comunque sì ragazzi, sì, è lui, è Baschirotto che mentre gli altri si cambiavano lui era già in campo, gli altri ancora dormivano per il viaggio, per riposarsi. Lui era già in campo, bello, tranquillo, che scappava. Perché Baschirotto è così, Baschirotto è il nostro Cristiano Ronaldo, no? Non tecnicamente, è logico, parlo proprio come voglia di allenarsi. È il primo che entra e l'ultimo che se ne va. 38 giocatori, e ci saranno 38 giocatori, guardate che rosa ampia in questo momento che abbiamo, quindi va spoltita e per esempio c'è questa squadra di Serie B tedesca, no? Che i tifosi stanno facendo un casino per riavere Helgason, no? E la squadra tedesca pure vuole Helgason, solo che ha fatto scadere il diritto di acquisto che avevano su Helgason di 1 milione. E niente, hanno fatto scadere l'acquisto e adesso vogliono riprenderlo per 500.000 euro. Ma addirittura, da come ho capito io, a Lecce fiscalmente converrebbe più tenerlo e fargli scadere il contratto che darlo a 500.000 euro, ci perderebbe pure. E io vi ripeto quello che ho sentito, però ecco, non mi chiedete perché io di queste cose qua fiscali o finanziarie non ne capisco niente. Però dice che a Lecce converrebbe più, a quella cifra converrebbe più tenerlo che darlo. Se lo dicono loro, gli esperti, va bene. Quindi, però i tifosi che scrivono liberatelo, come se noi l'avessimo incatenato, no, a Lecce. Che cosa ci possiamo fare noi? Cacciare i soldi? Noi ve lo diamo. Dico, 1 milione stiamo parlando, 1 milione. Quello nella Serie B è un lusso, nella Serie B tedesca. Comunque ragazzi, poi sempre da Sport Italia, ci dice che l'Orgu è proprio non una richiesta dell'allenatore della Juve, è proprio un pallino di Giuntoli, è un pallino di Giuntoli, ma non gli viene concessa, cioè nel senso la proprietà della Juve non concede i 28 milioni voluti da Lecce per questo giocatore, e quindi la trattativa è un po' in stallo, perché lui ci ha provato, Giuntoli ci ha provato con il Lecce, chiedendo il prestito secco di Dolgo. Roma 2, no? Roma 2, almeno la Roma 4 milioni per Gallo ce li voleva dare, questo invece è prestito secco. Cioè ormai siamo diventati quella squadra a cui le altre squadre chiedono, come faceva il Lecce una volta, no? Chiedono il prestito secco del giocatore, e questo da una parte mi piace pure, mi attira pure come cosa, significa che i giocatori buoni ce l'abbiamo noi adesso. Però il problema è che loro non hanno i soldi, e quindi questi giocatori a quanto sembra sono destinati a rimanere a Lecce, e io godo di questa cosa, godo. Capitolo abbonamenti. La prima fase, quella dei rinnovi degli abbonamenti, si è chiusa a più di 15.000 abbonamenti fatti, rinnovati. E parliamo di 1.500 rinnovi in più dell'anno scorso, quindi Lecce già è sicuro di avere 15.000 spettatori allo stadio solo con gli abbonati. Però adesso comincerà la seconda fase, dove chiunque potrà sottoscrivere l'abbonamento con i posti rimasti. Quindi bisogna superare quota 21.000 dell'anno scorso e dovremmo superarla. Capitolo maglie, io non capisco perché la maglia rossa dell'anno scorso non è stata
Cioè, era così bella quella maglia, no? Quella maglia rossa, proprio bella, infatti me la sono comprata, ho speso un sacco di soldi per quella maglia. E non è stata confermata la seconda, la terza maglia, quella rossa, ne avremo una blu. Blu. Ragazzi, e quella del Lecce, la prima è sempre bella, la prima maglia del Lecce è sempre bella, la seconda bianca, pixelata, bah, vi dirò, per me è un po' superato il pixelato, però. Ci sta tanto la seconda maglia, a me interessa quella giallo-rossa. Però la terza maglia era diventata un'icona, era diventata un'icona. Io ricordo, ci furono un paio di anni quando ero piccolino io, che Lecce giocava con la maglia, vi ricordate Lemon Soda, quando avevamo lo sponsor Lemon Soda, giocavamo con la maglia gialla con i bordi rossi in casa e con la maglia rossa con i bordi gialli fuori casa. Ricordo Miceli, Miceli. E con quella maglia, quindi quella maglia rossa mi piaceva, che mi faceva ricordare quei tempi. Ragazzi, se ci sono novità, ci sentiamo dopo. Ciao.